Va bene, signori, oggi dobbiamo parlare di questi film usciti a novembre. Abbiamo scelto titoli croccanti, direi. E il primo, iniziamo così a bomba, è questo film che riscopre un po' il piacere dello stare a tavola. No, manco per il cazzo, in realtà. Ed è The Menu, o The Menu, come lo vogliamo chiamare. Io guardo i film in lingua originale, e lo chiamano The Menu, anglosassone americano. Okay. In maniera anglosassone si chiama loro The durante Menu. Il film lo chiamano The Menu. Dunque, sì. Quello che posso dire su questo film, da me scelto, è che, devo dire, mi ha sorpreso positivamente. Era... più che altro ha rispettato un po' quello che era la mia aspettativa sul film, ovvero mi immaginavo qualcosa di pseudo distopico, qualcosa che mostrasse, perché insomma avevo visto il trailer purtroppo di qualcosa, me l'ero immaginata, qualcosa che mostrava una sorta di follia dietro questo ristorante iperstellato. E ciò che forse non mi ha entusiasmato è stata la prestazione di alcuni attori che, tolti i due protagonisti, cioè antagonista e protagonista, quindi Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes, gli altri non lo so, non mi hanno convinto totalmente, ma forse perché era un problema di scrittura, forse non erano approfonditi i personaggi. A tal proposito aggiungo anche che un altro aspetto che non mi ha entusiasmato, accendo l'aria, è stato il fatto, anzi non è che mi è entusiasmato, sono stati proprio degli errori secondo me, a meno che io non ho perso qualcosa, e quindi vi invito a voi a intervenire qualora stessi dicendo delle cappellate. Sto andando anche contro mano, che bello. È il fatto che alcune dinamiche di alcuni personaggi si perdono completamente, cioè noi non sappiamo nulla, per esempio, della coppia di anziani che ogni volta festeggiava là il loro anniversario. Non abbiamo, cioè non ci venne detto più nulla di quello che, insomma, sappiamo, alla fine scopriamo, diamo questo spoiler, ma insomma do per scontato che tutti abbiano già visto questo film, se guardano questo video. Una volta che scopriamo che Anya Taylor-Joy era la dama di compagnia di questo signore e che la moglie era ignara di tutto ciò, poi non ci viene detto perché, il per come di queste persone, non ci viene detto la funzione anche di questo chef stellato, che tra l'altro, non so, a voi, a me molto spesso nel film la mente mi ha riportato a Ratatouille, non so perché. Come no? E cioè non so perché, chiaramente il tema è quello, ma... E quindi, insomma, ci sono state delle dinamiche dei personaggi, delle backstory dei personaggi, un po' lasciate al caso. Anche là, quando lei scopre che lui, il grande chef Ralph Fiennes, da giovane è stato in un ristorante, insomma, in un'hamburgeria, e faceva dei buoni hamburger, ma poi che mi hai raccontato di questo personaggio? Cioè, perché questo personaggio ce l'aveva così tanto con queste persone? Perché le doveva uccidere? Qual è il suo movente? E questa è la cosa che un po' mi è sfuggita. E qualcuno potrebbe dire, vabbè, ti è sfuggito il film. Allora, vi chiedo, voi avete capito il perché di tutta sta roba? Allora, io ti voglio tanto bene, ma secondo me ti fai un sacco di problemi che io non mi faccio. Ecco. Allora, quello che dice, secondo me è tecnicamente giusto, ma non tocca il mio interesse. A me il film è piaciuto, ho apprezzato moltissimo, tantissimo, la recitazione dei due protagonisti, come li definisci tu. Io invito tutti a guardare i film in lingua originale, non per andare contro la categoria dei doppiatori che fanno un lavoro nobilissimo, ma perché in questo film, soprattutto in generale, potete ammirare la musicalità delle parole, delle poggiature, delle pause, dei fiati. Ragazzi, Ralph Fiennes fa una recitazione, recita in una maniera divina. Sì. Anya Taylor-Joy, io ho un problema. E lo dichiaro a tutte le persone del mondo. Sgancia sta bomba. Ragazzi, secondo me è talmente sexy dal mio punto di vista che io la detesto. Non riesco a darle credibilità. È bravissima. No, no, è bravissima. Ma il suo sex appeal mi travolge talmente tanto che nutro un'antipatia nei suoi confronti. No, io non nutro un'antipatia, ma a me mi rapisce completamente. Finisco? No, non sono d'accordo. Finisco? Vai, finisci. Sono d'accordo sul fatto che molti personaggi e molti elementi di trama siano non sviluppati a dovere, però non mi è interessato perché la caratteristica principale di questo film è l'estrema, secondo me, credibilità del racconto in ogni singolo aspetto. Per quanto distopico, per quanto appunto horror, perché fantasy nel senso che è improbabile che accada una cosa del genere, io ho creduto a tutto. E secondo me
in questi buchi che tu hai trovato io ho dato delle mie interpretazioni. Quali so? Adesso mi direte questo è stupido, ma tanto già lo sapete. Vai. Per me la Anya Taylor-Joy è la figlia dello chef. Non mi dite perché ho pensato sta cosa. Io so, guardatura finale. Io mi sono convinto del fatto che fosse la figlia, anche quando lei entra nella sua casa, nel suo cottage segreto, inaccessibile, vediamo la foto di lui con una moglie, con la moglie e una bambina. Ma io non ho capito, cioè quella, aspetta, quel momento. Finisco. Aspetta, io sono convinto di sta cosa. E perché la salva? Solo per il fatto che, esatto, lei ha ordinato un hamburger. Che è come, no, se lei avesse detto, è come, è esattamente come Ratatouille, dice cucinami la cosa più semplice del mondo perché io sono una cliente e voglio quella roba. D'accordo, ma perché hai dovuto uccidere tutti gli altri? Cioè che cosa avevano fatto gli altri, non lo so, ma era di talmente... così cattivo? Perché i tre ragazzi lo potevano capire, sono dei bastardi assediati di soldi. La chef stellata perché è una stronza, mettiamola così semplicisticamente. Ma che colpa ha la moglie del marito cornificata per morire? Cioè cosa ha fatto lei? Ho visto una critica. Ora se tu mi chiedessi di andare nello specifico, nella però... profondità della critica che questo film fa alla società tutta, io ti direi in un, certo, qualche modo, sì, la critica, sì. Però non abbiamo il tempo sufficiente, no, no, ma Simone. Guarda, vado oltre la questione, diciamo, concettuale metaforica, proprio a livello narrativo. Cioè, che cosa hanno fatto questi per meritarsi la morte? Perché se è vero che lui, Simone, aiutami se tu vuoi dire qualcosa. Se dimmi. Io ho da dire un po' di cose. Vai, dimmi. Ma io trovo che la struttura, quando capiamo all'improvviso che si tratta di un horror, ci rendiamo conto che la struttura dell'horror è pienamente rispettata, quasi messa in ridicolo in certi, sì, casi. Di conseguenza a me non interessa capire ciò che non è funzionale allo svolgimento della storia. Quello che sappiamo di quella coppia presa in esame, ma non solo di loro, è funzionale allo svolgimento della storia. Sapere chi sono, cosa fanno, il perché, a quel punto non mi interessa più, dal momento che la loro funzione, però, dal momento che la loro funzione comunque è quella di tratteggiare meglio il personaggio di Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy per me è qualsiasi respiro fa, qualsiasi movimento, I'll be watching you, cioè proprio io proprio, cioè, forse sono venduto per i film con Anya Taylor-Joy perché mi rapisce, per me diventa ipnotica. No, è bravissima, ma no, beh, non è ipnotica per me, non... E secondo me in questo effettivamente c'è anche il difetto del film, che forse si pone di raccontare qualcosa di più alto, mentre invece alla fine mi ritrovo davanti semplicemente un horror. Quello che dice Giuseppe riguardo al coinvolgimento di lei con Ralph Fiennes, io come ti dicevo prima ho visto molto nell'ultima inquadratura in cui lei dà questo morso all'hamburger, come a dire ok, basta, è fatta, è andata. Quindi sì, non ho pensato alla figlia, ma ho detto forse mi sono perso qualcosa, c'è un collegamento fra loro due che non ho fatto. Aspetta, finisco. Il fatto dell'hamburger, io credo che lui la lasci andare o per un coinvolgimento ulteriore che è lasciato alla nostra immaginazione volutamente, oppure semplicemente perché lei, avendo visto che lui lavorava in un'hamburgeria, tenta un'azione ratatouille proprio. Allora, ovvero colpisce sulla nostalgia. Io allora chiedo per la prima volta in queste vostre puntate di format dedicate al cinema, chiedo a chiunque ci stia guardando se possono dare una spiegazione, almeno per il sottoscritto, sul significato del perché quest'uomo, questo chef, vuole uccidere tutte queste persone. Voi che seguite questo video avete idee, scrivetelo nei commenti. Passiamo al prossimo film, invece, che è L'ombra di Caravaggio. Vai. Ragazzi, lo so, non siete d'accordo con me, ma d'altronde è un film, come fa sempre Michele Placido, che divide parecchio la critica, in quanto, a mio avviso, non sto parlando di voi, ma a mio avviso, se voi vedete anche le critiche, cioè chi gli dà 4 stelle, chi gliene dà 2,5, il mio pensiero è che molto spesso alcuni critici, che si autodefiniscono intellettuali, non apprezzano vedere i soldi spesi per quella che è l'estetica, ok? L'estetica cinematografica. Brutta fine questa che spesso fa anche Stefano Solli, ma dal punto di vista dell'estetica il film è assolutamente totalmente immersivo. Io mi sono sentito nella Roma del XVII secolo, è ricostruita secondo me benissimo dal punto di vista scenografie e costumi e anche qualche effetto. Essendo poi un amante di Caravaggio, devo dire che il film, anche nel suo concetto, riporta il concetto di Caravaggio, che poi ho sempre accomunato molto a Fabrizio De André, colui che sta con gli ultimi, fondamentalmente, e anche nella rappresentazione del sacro.
Fondamentalmente Caravaggio si proponeva di avvicinare il sacro più all'umano che al divino, certo. Stessa cosa che racconta ad esempio D'André con la Buona Novella. Mi piace questa Il difetto del film secondo me è tutto nelle interpretazioni, nella direzione del cast e nella scelta del casting. Per quanto fisicamente Scamarcio possa assomigliare tantissimo a Caravaggio, purtroppo appena apre bocca si sente un po' questa Puglia che viene fuori. Alcuni personaggi, come si chiama? Lea Gavino, sì, che avevamo già visto in Scam, secondo me del tutto inadeguata per interpretare qualcosa che non si svolga ai giorni nostri, almeno per il momento, è molto giovane. Saluto ai nostri amici pugliesi che ci cancelleranno dalle... Ma no, che c'entra? Non ho detto che fa schifo il pugliese, ho detto che stiamo parlando di un lombardo che ha vissuto a Roma. Vero. Non mi può avere questa cadenza, per quanto mi riguarda. Stavo parlando appunto Lea Gavino e Carlo Gabbardini, mi sembra si chiami, quello con la R moscia che abbiamo visto sempre, che faceva uno dei personaggi di Camera Caffè. Sì. Che ragazzi, ogni volta che compare io... Vabbè, ma è un ruolo minore, dai, non sì, mi ho capito, però, fastidio. Ma noi, in una situazione del genere, con una messa in scena così sontuosa, vedere quella roba per me è cringe. Brenno Placido, sì, che in certi casi può funzionare, ma ripeto, siamo nella Roma del 1600, non puoi parlare il romano come se fossi uscito da Garbatella da San però Basilio. Qual è il romano? Un saluto giusto ai nostri amici di Garbatella e San Basilio. Ma però... no, dai, ho nominato. Però scusami, qual è il romano? Non è che giusto? Dico che fanno. Anche in questo caso non sono quartieri che fanno schifo, quartieri caratteristici. Scusami, però. Però allora mi chiedo, qual è il romano popolare giusto nel 600? Perché loro da una parte parlano in maniera un po' più aulica i personaggi. No, è il romano arcaico, quello che abbiamo sempre sentito nei film Il Marchese del Grillo. Beh, ma quello insomma, non è il romano arcaico, quello è Bugattino. Ma quello è un romano popolare, diciamo, che non sfocia nel do cazzo stai così, però diciamo è un romano popolare classico. Ho capito, non puoi arrivare e dirmi bella fratello non si può sentire, capito? Sappiate, diceva bella fratello. Come no? Sappiate che mi state facendo innervosire. Caravaggio, dal mio punto di vista, proprio seguendo le indicazioni della mia sfera emotiva, è un film paradossalmente molto freddo. Se io avessi visto, ho avuto come la sensazione di vedere un prodotto ibrido tra un film e un documentario di Rai Storia, oppure di qualcosa in cui ci fosse una sequela di situazioni che fossero anche finalizzate a mettere in risalto l'arte del Caravaggio. Il film non mi ha travolto quanto eventualmente un quadro del Caravaggio mi potrebbe coinvolgere. Cosa accade? Accade che secondo me ci sono dei comparti tecnici sviluppati molto bene: la fotografia, la scenografia, i costumi. Scamarcio per me è sufficiente nella sua prova, ed è uno dei pochi sufficienti. Con il massimo rispetto per un collega, trovo Brenno Placido assolutamente fuori parte, ma lo dico veramente non contento di questa affermazione. Anche io non sono, sì. Secondo me è assolutamente fuori parte ed è dissonante rispetto al mood del film. Sì, sì, sì. Ed è un film che non dico che mi lascia perplesso, perché non mi lascia perplesso, ma mi lascia quasi... mi coinvolge poco, come ha detto all'inizio, e mi lascia freddo rispetto alla, diciamo, alla mia cultura cinematografica, grande o piccola che sia. No, non tanto a quello, non mi aspettavo niente, non mi aspetto niente per un motivo, perché per quanto io creda che Michele Placido abbia segnato parte della storia della recitazione di questo paese, più della no, per me è così. per me è così. C'è poco da fare alla sviolinata. Non parlo di Michele Placido. Come fai a non a pensare che non abbia segnato la storia di questo paese? Ha fatto il suo. L'ha segnato. Dopo è il regista di uno dei miei film preferiti, sì, di sì, uno dei miei colpi al cuore, che è Il Romanzo Criminale. Sì, bravo, ed è uno dei suoi pochi che mentre prima lo sviolinavo da un punto di vista recitativo, registico non è mai stato appunto nella mia top 3, mettiamola così. Pieni di rivoli, vi invito a riflettere su una cosa. Non so se avete notato anche voi, a me io sono più o meno d'accordo, diciamo, a macchia su quello che avete detto, con un sentore però di negatività. Quindi forse è normale più, che lampeggi questo? Forse più vicino a coso. Sì, sì. Ok.
Cioè, non lo so, boh. Vai, vai, vai. Lampeggio anche davanti, eh. Ok. No, quello che vi chiedo è, ma la Ramazzotti non vi è sembrata forse troppo moderna come recitazione e fuori parte lei, veramente? È la stessa cosa che penso di Brenno Placido. Perché è una roba che io la sentivo, non che lei non mi piaccia, perché lei su altre cose secondo me è anche brava. Però l'ho vista troppo moderna, troppo contemporanea come personaggio, come recitazione, rispetto a quello che era il personaggio. Sono d'accordissimo. Cioè, non c'entrava nulla. Mi sembrava di vedere un film di Verzì, non perché lei era moglie, ma insomma, tanto per citarne uno. In questo film ci sono parecchi personaggi appiccicati, come se fossero appunto messi sopra a un disegno generale che non sono, sì, secondo me, abbastanza approfonditi nella resa, nello studio. Chiudo con Garrel, che è attore eccezionale veramente, completamente sacrificato sull'inevitabile altare di un doppiaggio scellerato, perché è veramente, sì, una roba che non c'ha senso. Un doppiaggio, sì, che veramente faccio fatica. E lui recita in italiano, in molte parti, anzi nel 90% sì, del film lui recita in italiano. Si sentirà che è francese. Beh, capito, ma lasciatelo in francese. Potevano fare un personaggio italo-francese che in francese. Ha soldato ma la nemmeno papa. Nemmeno italo. Il doppiaggio lo ha distrutto. Detto questo, e ti palleggio, Giuseppe, perché tu invece so che vuoi parlare tanto di un altro film, che è il nostro ultimo film, che è Bon Seul di... Che? Perché? E mi fa ridere la pronuncia. Bones and All. Perché come lo pronuncio? No, l'avevo pensato bene, Dai. Bones and All. Bones and All. Ragazzi, perché ho scelto Bones and All? L'ho scelto perché... Bravo. Luca... Allora, innanzitutto, ogni film che fa Luca Guadagnino per noi italiani dovrebbe essere una sorta di evento. Io la immagino un po' così, perché abbiamo questa firma italiana, consentitemi un pizzico di patriottismo, che è sbarcata in America con un peso specifico non indifferente. Ora, con tutto il rispetto, anche Muccino ha avuto i suoi momenti hollywoodiani, ma mi pare che sia ben lontano da avere un... a sensazione siano finiti i momenti hollywoodiani di Muccino. Ma anche quelli italiani. No. Scusami, Gabriele, scusa! Lui lo ama, però, sappiamo. Però lui? Sì. No, non è vero, ma è vero. Io ho amato... Gli vuoi bene, dici sempre che gli vuoi bene. Ho amato il Muccino iniziale, ma quello finale, diciamo che è finale. Vabbè, questo lo so, però dico lo ami. Il film di Guadagnino, io... penso che un italiano amante del cinema, anche solo per curiosità, dovrebbe seguirli. A me non piace il genere, non piace questo cannibalismo, questo fantasy horror, però devo dire che è abbastanza impeccabile da un punto di vista della costruzione. Una cosa che ho apprezzato sopra ogni altra è il fatto che magari ci sono degli step successivi della narrazione che non sono rallentati da inutili momenti di suspense. Deve succedere una cosa e ci vanno dritto per poi passare alla successiva, Devo dire che, per quanto non ami molto, per una questione proprio di invidia professionale, questi bellissimi, con grandissimo successo, mingherlini piacenti a quel sapone, non gli si può invidia dire personale. Sì, vabbè, non gli si può dire nulla. E la ragazza, di cui non mi chiedete il nome perché non mi sono, perché non mi sono documentato, rende molto, sì, Mark Rylance è Mark Rylance. Porca miseria, allora, sì, porca miseria, bello, pelle d'oca, ti levi il cappello davanti a lui. Io, da quando lo conobbi, mea culpa soltanto dal Ponte delle spie di Steven Spielberg, sì. Penso che veramente lui sia uno di quei top che veramente tiene sempre alto il livello. In definitiva, il film secondo me è fatto bene, viaggia spedito. Voto, vai. 8. Vai, Simone, tu? Vuoi che dica la mia o che dia solo? No, di la tua. Poi... La mia mi ha veramente... A me è piaciuto tantissimo, ragazzi. Mi ha toccato tutto. Mi ha toccato tutto questo film. Mi ha violentato in qualche modo, perché comunque non è un film leggero. Non è un film, anche nelle immagini e nel tema, che non ti colpisca. Apprezzo molto che nelle nostre scelte abbiamo casualmente beccato due film che anche la critica fa difficilmente va a spoilerare cosa sono realmente, perché sono due horror, compreso The Menu. Tu consideri questi due film horror? Io non li considero horror, però effettivamente poi vai a vedere, quando vai a vedere il genere, diciamo che unanimemente,
Però non, ragazzi, non confondiamo il dire? Genere con il tema, che sono due cose differenti. Sì, sì, ho capito, però il genere comunque, diciamo che come La casa di Jack per me non è un horror, ad esempio, viene annoverato fra gli horror, anche questi. In questo caso, diciamo che in The Menu l'inganno viene svelato più avanti, in questo caso sì. viene svelato praticamente subito, sì, sì. che ti rendi conto subito che stai vedendo qualcosa di sovrannaturale. Ma come fa Guadagnino, come ha fatto anche con Suspiria, ed è lì che a me Guadagnino ha iniziato a suscitare veramente tanta curiosità, tratta l'horror come un qualsiasi altro genere di alto livello, di livello profondo, e quindi usa in questo caso una tematica che è fantasiosa o fantasy, diciamo più precisamente, per andarti a raccontare delle emozioni che non sono mai state più umane, dico così, sì. insomma. Ma dimmi. No, io ci tengo a precisare questa cosa, perché ho parlato anche con altre persone riguardo questa cosa dell'horror, horror. Io non ho trovato minimamente horror né in The Menu né in, in Guadagnino. Io ho trovato invece l'ho trovato proprio un film d'amore che sfrutta la tematica del cannibalismo. Che non sì, però non è il cannibalismo semplice. Non ti fa vedere nulla, ti fa vedere praticamente pochissimo di splatter. L'horror non deve essere per forza splatter, però il perché è horror nel caso di Bones and All? Perché qui ti fa vedere delle persone che sono tipo i vampiri o i lupi mannari, che si riconoscono fra di loro tramite l'odore, di cui noi normali non sappiamo nulla. Sì, sì, non sì, sono sì. dei semplici cannibali. No, no, quello, capito, quello no? Certo, ce quello n'è certo. uno a un certo punto che compare, che è un semplice cannibale, ma che è quello che si porta la appresso. Ma è più un espediente per raccontarci l'attaccamento, è l'ossessione vero, sì. Delle persone verso un amore ossessivo per quanto riguarda lui. Assolutamente sì. Un amore trovato, quello dei due protagonisti, e l'amore verso qualcosa che appunto è intangibile. Cioè non l'ho trovato proprio, non l'ho proprio percepita la tematica horror. Stiamo tralasciando... Anche per raccontarti la, diciamo, l'emarginazione, il senso di emarginazione, sì, sì, o sì. di solitudine. Stiamo tralasciando la figura dei genitori di lei, oppure la figura dei genitori di lui, nel senso anche lì trovarsi di fronte a una tematica del genere affrontata per come viene affrontata, quindi penso che il merito lì sia da darsi anche al racconto dal quale il libro, il film è tratto. È interessante. Che vorrei dire. Leggere, sinceramente, sono un po' È interessante sulle... e... Ma ragazzi, vuol dire interpretazioni, messe in scena, Luca Guadagnino c'ha questo... questa intensità nel montaggio, nell'uso delle inquadrature, che io sto lì, soffro, vedo la parte finale, Giuseppe, io non so, la scena finale. Sì. Non so, tu l'hai visto Suspiria? No. C'è una scena che, quando ho parlato con lui, perché l'abbiamo visto insieme, una scena di tortura, per così dire, dove ogni movimento te lo fa soffrire, è quasi come se sentissi il dolore. Sì, in vero. Quella scena ogni morso, ogni coltellata, ogni presa al collo in Bones and All, io stavo lì che stringevo i braccioli della sedia. Io non ho sofferto, però riconosco, secondo me, quella che io penso sia una sua sensibilità artistica. Quindi, diciamo che adesso possiamo dare dei voti. Sì. Allora, iniziamo con The Menu. 8 meno 7 e mezzo. Io gli do un 7. Vai con Caravaggio. 5 e mezzo. 7 e mezzo. 6, vabbè. 6. E Bones and All? 8. 8 e mezzo. 8, sono d'accordo. Questa cosa cosa serve a nulla sostanzialmente. Vabbè, ma magari li metto alla fine come voti. Ma dovresti fare una media, magari. Infatti. Media ponderata. Bene, abbiamo dei filmetti in realtà ancora un po' incerti, perché tra vacanze e di partite varie. Eventi al cinema che durano. Esatto. Dicembre purtroppo siamo un po' stretti con i tempi, ma ce la faremo. Faremo anche una puntata per Natale, prima di Capodanno. E abbiamo un po' di filmetti, ma non svegliamo nulla chiaramente. Niente. Però sono interessanti. Dicembre c'è un po' di roba, chiaramente i classici blockbusteroni ci stanno a dicembre, alcuni di questi mi sa che ci toccheranno. Però c'è anche un film che ho scelto io, italiano, che sono curioso di andare a vedere, anche perché partecipa un nostro caro amico
sì, che tutti credo conosciamo. E io ne parlerò benissimo perché è un mio amico, a prescindere. No, scherzo. No, no, io no, io sarò sincero. Va bene, e dagli è tutto allora. Dagli, ciao! Ciao. Dicembre.